primo tempo tra Santa Croce contro Forza Armate, un punteggio 7-0 per le Forze Armate, siamo qui con Zazzaro, 7-0 per gli avversari. Diciamo non siete proprio scesi in campo, cosa bisogna fare per almeno cosa bisogna fare per almeno perdere, diciamo, con dignità? Dobbiamo fare qualcosa. Non ho granco pizzo qua. Non lo dice manco in bocca al lupo, piacere. Va bene. Andiamo. Dai giocatori. Mocerino, vieni tu. Mocerino, 7-0 per voi, prima partita, possiamo dire veramente abbastanza bene. Tenete bene il campo, diciamo oggi la disparità tra le due squadre è molto ampia. Cosa bisogna fare nel secondo tempo per mantenere... Dobbiamo rimanere umili perché i ragazzi non sono scarsi, quelli contro di noi. Li conosco pure, sono amici miei. Vabbè, comunque dobbiamo continuare così, dobbiamo segnare altri 7 gol. Va bene, in bocca al lupo Mocerino, a dopo ragazzi. Partita tra AC Santa Croce contro Forze Armate, partita terminata 11-2 a favore delle Forze Armate. Sono qui con i due migliori in campo, alla mia sinistra MVP del match Natalia, alla mia destra migliore del suo Zaccaro. Tu è stato comunque un bel gol, tutto sommato, avete giocato, diciamo, un buon primo tempo, se così lo vogliamo definire. Poi però diciamo che oggi c'era veramente troppa disparità di livello. Come tutte le settimane, oramai non facciamo un punto. Non ci siamo proprio, ma pure fisicamente. La settimana scorsa avete ottenuto un buon punto senza una rinascita di questa squadra, però... Hanno abbattuto definitivamente. Diciamo che hanno di nuovo abbattuto. Però dai, l'importante diciamo è divertirsi. Sì, allora, sì. Una squadra più alta si diverte. Magari chissà, più avanti del torneo, forse una vittoria qualche, no, qualche nuovo innesso, magari qualche vittoria si può fare. Dai. Almeno vuoi dedicare a qualcuno il tuo gol? Alla squadra. Bocca al lupo. Grazie. Adesso siamo qui con Natale, autore di ben 4 reti, poker per Natale. Sono pochi. Sono pochi. Veramente una buona partita, diciamo che oggi però c'era troppo dislivello il campo. Siamo partiti troppo carichi, eravamo già convinti di portare 3 punti a casa. I primi 3 punti del campionato sono sempre importanti. Diciamo che comunque per voi è stata la prima partita, quindi tutto sommato una buona partita dalla difesa all'attacco, ha girato molto bene a centrocampo, tocchi di prima, palla a terra. Diciamo che siamo una squadra che già abbiamo giocato molto spesso insieme. Diciamo che le nostre quadrature, quindi... Dovevamo solo fare un po' di rodaggio per migliorare un po' le prestazioni. Vabbè, però siamo abbastanza contenti. Ora avete preso l'ultima della classifica, quindi le prossime partite sicuramente si saranno più serie. Sì, magari con qualche attenzione in più. Speriamo. Ve lo auguro di andare sempre avanti e di giocare sempre al meglio. Vogliamo dedicare a qualcuno il poker? A Laura. Ah, va bene. In bocca al lupo. Ciao, a Natale. Ciao ragazzi.